Se fate marketing online avete visto tutti che i costi pubblicitari, le Facebook Ads, Google Ads, YouTube Ads, sono aumentati di molto. Questo comporta che i primi giorni lanci una campagna e se hai fatto bene tutto quanto, vendi e sei in profitto. Ma dopo alcuni giorni la pubblicità si arena, i costi per acquisto o per lead vanno alle stelle e sei costretto a spegnerla. Sai perché questo avviene? Ovvero perché dopo qualche giorno Facebook in particolare, che resta comunque quello che funziona meglio per fare le inserzioni, si blocca, per così dire? Il motivo, che in pochi sanno, è che appena lanciamo una nuova campagna su Facebook e Instagram, che è la stessa cosa, le piattaforme mostrano il tuo annuncio agli utenti che sono più predisposti a comprare, perché sono quelli che hanno interagito più spesso con te, ovvero con le tue pagine, con i tuoi gruppi, con i tuoi contenuti, con le tue ads. Insomma, sono i tuoi fans più coinvolti. Dopo qualche giorno, questi utenti molto caldi, che ti seguono e ti conoscono da tempo, finiscono. Quindi Facebook inizia a cercare gente in giro e con vari fattori come la recessione economica, la concorrenza, i costi si alzano e si blocca tutto. Allora, qual è la soluzione? La soluzione è aumentare quel periodo iniziale in cui le campagne vanno bene. E come si fa? Come abbiamo detto, le campagne vanno bene finché non finiscono di rivolgersi agli utenti più coinvolti da ciò che pubblichi online, chiamiamola la tua community. Quindi la soluzione è ampliare la tua community. Il caro vecchio content marketing, che è vecchio come termine, ma è sempre attualissimo. Dobbiamo tornare alle basi, ok? Ecco cosa fare in tre passi. 1. Crea contenuti, soprattutto video, che diano informazioni utili al tuo pubblico, che dimostrino il tuo valore, che ti facciano vedere come un reale esperto del settore. Ti consiglio di farne almeno 2 a settimana. 2. Sponsorizza questi contenuti senza vendere niente. Preoccupati solo di farti conoscere, di rendere più noto il tuo personal brand. In questo modo cresceranno i tuoi canali Facebook, Instagram, YouTube e tutti quelli che usi. 3. Solo quando avrai ampliato la tua audience, lancia un nuovo prodotto. Di quanto devi ampliarla? Fatti 2 conti. Oggi quanti follower hai o iscritti ai tuoi canali, alla tua mailing list? Segnati la risposta. Dopo quanti giorni si inchiodano le sponsorizzazioni? Segnati la risposta e prova a fare un rapporto. Per esempio, ho 10.000 follower e le mie ads smettono di funzionare dopo 4 giorni. Bene, raddoppia la tua audience e le tue ads dureranno una settimana. Non è un rapporto basato su dati e probabilmente avrai risultati migliori di questi, perché iniziando a sfornare contenuti riattiverai anche il vecchio pubblico. Ma dato che so che molti di voi vogliono obiettivi e numeri precisi anche quando non è possibile, come in questo caso, vi ho dato un obiettivo utile per farvi iniziare, poi sarete voi a misurare i vostri risultati. Iscriviti al mio canale per non perdere i miei prossimi video nel mare di shorts e balletti che hanno invaso la rete.